minuto con Padre Pio da questo luogo bellissimo. È l'immagine che ogni mattina e ogni giorno tutto lo staff di Teleradio Padre Pio, Padre Pio TV, dalla sede storica di Via D'Enunzio, proprio alle spalle della chiesa di San Pio da Pietrelcina, vede e ammira quotidianamente. Oggi qui per parlarvi di quello che accadeva il 3 marzo del 1919. Il ministro provinciale, padre Benedetto Nardella, scrive una lettera a padre Agostino, suo confratello. Come ben sappiamo, insieme a padre Benedetto portava avanti la direzione spirituale di questo giovane frate minore cappuccino. Informava padre Agostino di qualcosa di veramente significativo ed importante. Padre Pio, intanto stigmatizzato, lo sappiamo, dal settembre del 1918, aveva un comportamento naturale in fraternità, in chiesa, in convento, come se le stigmate ricevute fossero un problema personale, un problema riservato. Non interruppe nessuno dei suoi servizi che svolgeva in convento, non modificò in nulla tutti i suoi orari, atti comunitari, i rapporti con la gente. La vita di tutti i giorni da frate cappuccino nella fraternità di San Giovanni Rotondo continuava, anzi lo stesso padre Paolino, il guardiano, scriveva che in convento, dopo la stigmatizzazione di padre Pio, si viveva la stessa vita: silenzio, preghiera, lavoro di comunità, ecco, tutto continuava. Ora, il 3 marzo del 1919, il giorno delle ceneri, padre Benedetto scrive a padre Agostino, scrive della visita che ha fatto alla fraternità nei giorni di febbraio, e l'oggetto di questa visita erano le stimmate di questo giovane frate minore cappuccino. Infatti, in questa lettera che padre Benedetto scrive a padre Agostino, lui specifica quello che ha visto e scrive: in lui non sono macchie o impronte, ma sono vere e proprie piaghe perforanti le mani e i piedi. Io poi gli osservai quella del costato, un vero e proprio squarcio che dà continuamente o sangue o sanguigno umore. Il venerdì è sangue. Lo trovai che si reggeva a stento in piedi, ma lo lasciai che poteva celebrare, e quando poi dice la messa, il dono, ovvero le stimmate, è esposto al pubblico, dovendo tenere le mani alzate e nude. Il ministro provinciale si accingeva a lasciare le redini della provincia religiosa, perché tra il 4 e il 6 maggio dello stesso anno vi fu una cosiddetta congregazione precapitolare, ovvero un incontro dei frati, e doveva comunicare alla fraternità provinciale quello che aveva visto, quello che stava accadendo nella vita di questo giovane frate minore cappuccino. Infatti noi nel libro delle determinazioni, che è custodito nell'archivio provinciale, leggiamo quello che padre Benedetto ha comunicato. Il padre provinciale ha riferito alla definizione di aver constatato con i propri occhi le stimmate nelle mani e nel costato del santo figliuolo padre Pio da Pietrelcina, e di averne poi informato il reverendissimo padre generale. Dal 4 al 6 maggio del 1919 si tenne questa congregazione precapitolare. Poi la vita tranquilla di San Giovanni Rotondo mutò, perché il 9 maggio, come ben sappiamo, questa notizia delle stimmate di questo frate cappuccino andò a finire sui giornali, e su San Giovanni Rotondo si riversò tanta gente, tanti fedeli, tanti pellegrini, si riversò tutto il mondo.